Glenn ci ha dato il tempo di presentare le nostre richieste. Ma credo che più importante di tutto per noi sia rimanere uniti. Io non ho problemi. Neppure io. Però dobbiamo fissare delle regole precise. Ad esempio? Che tu non sei il capo. E io sono pronto a dividere il potere. Ecco perché vi ho voluti qui. Bravo. Vedete, dobbiamo essere una specie di consiglio che insieme prende tutte le decisioni. Di tutte queste cazzate procedurali parliamo dopo. Quante pistole avete? Solo questa. Non ti credo. Dovrai imparare a fidarti di me come io dovrò imparare a fidarmi di voi. Sì, ma tu hai la pistola. E questo ti dà un vantaggio su tutti noi. Ha ragione. Tu parli tanto di dividere il potere, però l'unica arma ce l'hai tu. D'accordo. Come vi posso dimostrare la mia onestà? Dammi la pistola. Ah, che stronzo. Ok, ok. Che ne dite se ci dividiamo le responsabilità? Allora, Riley, Ross, Adebisi, voi avete già il controllo dell'ingresso principale. Io propongo O'Reilly come portavoce quando trattiamo con Glenn. Tu, Ross, controllerai la distribuzione del cibo. Adebisi si occuperà di tutto il resto. Però noi vogliamo controllare gli ostaggi. D'accordo. Dovrai rinunciare a Hunt. Col cazzo. Dobbiamo tutti rinunciare a qualcosa. È molto meglio avere tutti gli ostaggi in un unico posto. Ha ragione lui. Poi, scusa, finché abbiamo il controllo dell'ingresso, dove vuoi che vadano gli AC? Siamo d'accordo allora? Sì. Sì. Molto bene. A questo punto dobbiamo pensare alle richieste. Chi comincia? Voglio vedere la mia ragazza. Divieto di fumare, una grandissima stronzata.